Beh, comunque anche Bruno è dedicato tantissime energie, infatti ho chiesto a Giorgia quante ore studia al giorno, insomma, tu hai dedicato tante energie a noi, a farci conoscere. Gli ultimi 12 anni dedicati Tanto, e anche questo premio. Come è nata questa idea del premio e anche questo nome che a me piace, perché noi 44, 448, quindi. diciamo, tutto nasce praticamente quando io ho smesso di lavorare, perché io scrivevo poesie all'età giovanile. Poi il lavoro mi ha preso, ho fatto una cosa che non dico che ve la racconto perché diventiamo scemo. Quando sono liberato dal lavoro, ho detto, ma che faccio? Avrò almeno qualche anno ancora da fare, riprendo il mio hobby. Però ho capito che io da solo non andavo da nessuna parte, l'arte già è difficile di questo, poi voglio fare artista io, non so nessuno. Quindi mi sono messo in giro e ho trovato Michela Zanarella, Roberta Panizza che non c'è, Emanuela Di Stefano, tutte donne di un'altezza, non lo so nemmeno dopo, Dopo l'hai trovata, anche perché lei stava verso il Circeo, quindi piano piano, andando verso il Circeo l'hai lo trovata. vedevo dal Circeo, Sto parlando proprio delle origini, si vede, si vede. 15 anni fa, prima che trovessi l'incidente automobilistico, giusto quando era un incidente? 2001, no? Ah, quindi addirittura pre-incidente automobilistico. Beh, io pure l'ho conosciuta tanto tempo è fa. così. E allora ho detto da solo non vado da nessuna parte e ho cominciato a tessere questa rete. Roberto Panis, lei, tutti gli amici siamo arrivati a questo punto. A questo punto però adesso abbiamo un obiettivo. Lo dico subito, in modo che mi tolgo un po' il problema. Abbiamo fatto l'associazione Ischia d'Arte, sono 7 anni, 8 anni che è regolarmente costituita, eccetera. E abbiamo fatto l'anno scorso un tentativo di accedere a due vernice, così senza. Si poteva fare. Abbiamo pigliato 1.400 euro. Siamo praticamente su 10.000 associazioni, la 1.700esima in classifica. Una cosa enorme. Perché non proviamo a dare anche fino adesso tutto quello che abbiamo fatto con i soldi tuoi tu, con i soldi miei io, con i soldi tuoi, ognuno autotassato per quello che ha fatto, non abbiamo distribuito una lira, non abbiamo preso una lira, non abbiamo preso una lira da nessuno, né dalle associazioni, né dagli stati, da nessuno. Però adesso hanno creato il registro unico nazionale, si chiama il RUNTS. Per Sembra una accedere, parolaccia. il registro unico nazionale, e quindi bisogna fare in modo che l'associazione acceda a questo, abbiamo tutte le carte regole, però ci vuole qualcuno che prenda in mano anche la volontà di proseguire, perché io voglio investire, voglio in modo che l'associazione non finisca nell'associazione, anche nei nostri milioni, in tutte quelle che sono le iniziative italiane, siete tutti quanti qua, organizzatevi, tirate fuori qualche idea, ditemi a chi dobbiamo affidare queste entità, queste realtà, in modo che poi possiamo continuare tutti quanti ad essere amici insieme, a costruire insieme, però avendo pure la possibilità di una sponda economica che ci viene data dal 5 per 1000, perché una volta che la 3 non si chiama 5 per 1000. Qui, da oggi in poi, con il tuo permesso, diventerà la casa della cultura della nostra associazione e ci sarà la piccola libreria, dove tutti coloro che hanno Anche qui si può i testi per poi vengono sta dietro lo saranno messi sì, ho già tantissimi testi anche di allora altri mangia con poeti. me ma Con Michele organizziamo un meeting al mese dove la nostra amica Luciana Aria di Ventura che porta la sepoltura. Questo è il programma generale. Ragazzi, thank you.
Thank you.